Nel mio intervento al Festival della Mente Sarzana ho parlato del passaggio da Peter Pan a Harry Potter. E nel mio libro sull'immaturità io ho trattato del mito di Peter Pan come una sorta di simbolo dell'immaturità contemporanea. Peter Pan, come tutti sanno, è un bambino che un giorno ascolta i propri genitori che dicono quando Peter sarà grande, e lui pensa che appunto grande significhi come i miei genitori, e siccome il mondo dei suoi genitori gli fa schifo, scappa perché rifiuta, ha paura, di, con delle buonissime ragioni, di entrare in quel mondo. Dopo 100 anni la letteratura inglese ha prodotto un altro mito, un'altra figura, anche questo un bambino, che è Harry Potter. Questo è un orfano, nel senso che lui i genitori li ha persi perché gli sono stati ammazzati. Però appunto è interessante che dopo un secolo in cui l'immaturità ha trionfato da tutte le parti del mondo, il personaggio di Harry Potter in un certo senso può essere visto come una sorta di risposta a Peter Pan, perché Harry Potter vuole andare a scuola, vuole crescere, vuole maturare, vuole entrare nel mondo degli adulti. Il suo percorso scolastico in questa strana scuola per maghetti, alla quale si accede attraverso il binario 9:30 alla stazione Charing Cross, è comunque una scuola vera, con degli insegnanti, con degli adulti che trasmettono un sapere ai ragazzini. E attraverso questo corso, che dura diversi anni, Harry Potter cresce, diventa adulto, diventa maturo, diventa un mago, come erano anche i suoi genitori. Quindi la sua non è una fuga dal mondo adulto, dalla maturità, ma anzi è un volere entrare nella maturità con gli strumenti che la scuola ti dà, e quindi anche con la consapevolezza giusta. Un altro aspetto interessante che non c'è in Peter Pan è il fatto che Peter Pan manca completamente di qualsiasi sguardo interiore, mentre invece Harry Potter, che viene dopo un secolo in cui la psicanalisi ha trionfato, capisce, soprattutto nel settimo volume che conclude la saga, capisce che in realtà se lui vuole sconfiggere il male, perché quello poi è il suo obiettivo, sconfiggere Voldemort, che è stato colui che ha ucciso i suoi genitori, e quindi questa sarà come un po' la sanzione, nel senso cioè che se lui riesce a sconfiggere il male diventerà grande, potrà prendere il posto di suo padre. Ecco, se lui vuole farlo deve anzitutto uccidere il male che è dentro di lui. Capisce che Voldemort in un certo senso è dentro di lui anche. Quindi il primo passo che lui deve fare è individuarlo dentro se stesso, ucciderlo dentro se stesso, e in questo modo potrà combatterlo e ucciderlo al di fuori. E questa è una lezione molto importante, perché altrimenti appunto il rifiuto del diventare adulti è soltanto una fuga disperata come quella appunto di Peter Pan, che non a caso conclude la sua saga dicendo morire sarà un'avventura bellissima. Harry Potter invece vuole vivere, vuole agire, vuole cambiare le cose.